Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro uno dei casi più belli che abbiamo mai realizzato di riabilitazione col nostro sistema denti fissi senza osso su un paziente che portava una dentiera sopra e sotto storta. Se tu noti il sorriso corretto sul lato destro mostra gli incisivi centrali più in basso rispetto ai premolari e i molari che invece nella dentiera sono completamente nascosti. Abbiamo il classico sorriso anziano in questa foto, dei denti con occlusione errata, un'occlusione che nella parte posteriore è bassa, quindi vanno a scomparire i molari sotto al labbro inferiore. La posizione corretta è questa: i molari devono essere visibili appena appena, come i premolari. Gli incisivi devono essere dominanti e posizionati a sfiorare il labbro inferiore. Nota invece sulla sinistra la distanza degli incisivi centrali col labbro inferiore. Questo perché è errata la registrazione dell'occlusione del paziente che è stata fatta quando è stata realizzata questa protesi. Il paziente ha dei denti gialli, consumati, ingialliti dal tempo. Questa è la situazione all'interno della bocca. Come vedi, aveva sicuramente speso tanti soldi dal dentista, ma ottenuto una ciabatta di plastica, come la chiamo io, ovvero dei denti in plastica finti, e andava avanti nella sua vita con la masticazione su queste simulazioni di denti approssimative in plastica dentro alla cavità della bocca. Questa è la vista del palato della protesi che stava attaccata con la colla. Nella parte inferiore aveva uno scheletrato che stava agganciato su delle radici naturali con la piorrea, con la parodontite, tra l'altro denti tutti consumati, nota come i molari siano completamente consumati, in quanto la resina è un materiale morbido che si consuma. Questa è già la riabilitazione del paziente con la protesi provvisoria. Questa è stata buttata dopo 6 mesi e sostituita con le protesi definitive, che vedremo tra poco. Questa è la chirurgia che è stata eseguita, impianti convenzionali uniti a impianti pterigoidei e nasali nella parte superiore. Invece nella parte inferiore abbiamo messo 6 impianti convenzionali. Tutta la parte bianca sono le protesi che abbiamo inserito su questi impianti dentali. Questo è il grafico che ti mostra in 3D il tipo di intervento che è stato eseguito. Impianti nasali che vengono inseriti nella zona posteriore agli impianti convenzionali, più impianti pterigoidei nella zona posteriore a reggere tutta l'arcata. Quello che vedi ora invece è l'attacco tridimensionale prima e dopo. Un osso atrofico nella parte superiore era molto complesso da risolvere, infatti per questo è giunto al nostro dipartimento, in quanto alcuni chirurghi a quali si era rivolto non riuscivano a risolvere la situazione. Sotto è stata messa la dentatura fino alle zone più posteriori con gli impianti convenzionali. Nella parte sopra noti gli impianti più lunghi nasali. Questo è il risultato spettacolare della protesi perfettamente integrata all'interno del viso, e questo è lo zoom, la specifica estetica dei denti in zirconio che sono stati posizionati con la simulazione dell'osso e delle gengive che erano andate perdute. Fai attenzione perché osso e gengiva vanno simulati. Se si perdono, bisogna simularli, altrimenti sarà impossibile mostrare nel sorriso, quindi tra labbro superiore e inferiore, i denti che sono andati perduti. Normalmente i denti sono retti da delle radici che stanno dentro all'osso. Se si perdono i denti, si perdono anche le radici e anche l'osso. Per questo il paziente, se porta poi una dentiera, non avrà più modo di fissare i denti perché l'osso è andato perduto, se non con sistemi come il nostro sistema denti fissi senza osso. Questo è lo zoom laterale di questi splendidi denti in zirconio. Denti che sono repliche di denti reali. Nota la naturalezza con cui è stata simulata la gengiva, come si integra perfettamente con i colori delle labbra del paziente. Nessuno direbbe mai che sono dei denti artificiali. Questo è il livello di iperrealismo che riusciamo oggi a raggiungere alle mie strutture, dei denti non solo funzionali ma perfetti dal punto di vista estetico, repliche perfette di denti naturali, denti iperrealistici realizzati coi robot dopo una progettazione digitale
e adattati con intelligenza artificiale. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Sembrano due persone completamente diverse. Nota come il terzo inferiore del viso è molto più sostenuto, più lungo, più naturale, come il terzo superiore del resto del viso, in questo caso la fronte. Io ti saluto e spero che ti sia piaciuto questo bellissimo caso che ho condiviso con te.